Allora, un commento, una partita che è stata sofferta sempre dall'inizio, no? Perché il Taranto ha incontrato la difficoltà dovuta all'atteggiamento tattico del San Severo, che ha dato poco spazio soprattutto agli attaccanti, con questo raddoppio di marcatura, a volte anche triplicata sui portatori di palla. Sì, loro hanno giocato praticamente la maggior parte della gara, se non tutta la gara, nella loro metà campo, 5-4-1. Addirittura ci lasciavano giocare con i nostri difensori, e non c'era moltissimo spazio. Nel primo tempo abbiamo sofferto di più, nel secondo tempo credo che abbiamo avuto delle opportunità importanti. Se andiamo a leggere un po' le conclusioni dei tre attaccanti e degli altri, hanno tirato Balestrieri, Clemente, Molinari. Abbiamo avuto le nostre opportunità. Dal punto di vista del gioco, in verità c'era poco spazio e abbiamo sofferto questa chiusura nella loro metà campo. Un risultato che potrebbe in qualche modo compromettere il proseguo del campionato, anche se ci sono ancora 9 partite da giocare, perché il Matera ha vinto e è andato a più 5. Sì, ma io ho sempre sostenuto che noi non ci possiamo mai permettere di fare un risultato negativo, perché stiamo alla continua rincorsa e c'era un handicap da colmare. Adesso siamo a 5 punti, dobbiamo pensare sempre a far più punti possibili, considerando che il Matera ha totalizzato 18 punti in 6 gare ed è un ritmo forsennato, per cui più che pensare a quello che è il ruolino di marcia del Matera, dovremmo pensare a far punti noi. Oggi ci abbiamo provato, abbiamo trovato difficoltà, però credo che avremmo meritato qualcosa in più. Per finire, pensi che le assenze di Ciarcià e Mignogna si siano fatte sentire più del previsto, assenze dovute ad uno stato fisico non ottimale, visto che i ragazzi si sono allenati poco durante la settimana? Sì, io credo che nella fase di possesso soprattutto giocatori di quella qualità ci avrebbero dato qualcosa in più, però nonostante tutto, ripeto, probabilmente non siamo stati bravi e attenti nelle conclusioni. Sicuramente l'assenza di 2 giocatori di qualità si è fatta sentire. Conoscendoti ti vedo un po' contrariato, arrabbiato, diciamola tutta. Perché? Qual è la cosa che ti ha fatto arrabbiare di più? La mancata vittoria o l'atteggiamento della squadra o i risultati degli altri? No. Noi ci aspettavamo questa difficoltà in questa gara, lo avevo sostenuto in settimana, il cambio di allenatore di una squadra che ha subito 8 gol nelle ultime 2 gare sicuramente non ti affrontava con grande semplicità. Il cambio del tecnico solitamente porta energie nuove e sapevamo di tutte queste difficoltà, per cui non sono arrabbiato. Ci dispiace aver interrotto, non aver vinto la gara per i punti, soprattutto per i punti e per i nostri tifosi che ancora una volta ci hanno sostenuto sino alla fine, per cui non sono arrabbiato.